Friends, Jesus is the Prince of Peace. Amici, Gesù è il principe della pace. This is what the Bible calls him. Questo è quello che lo chiama la Bibbia. This is what he is. E questo è quello che lui è. The Prince. Il principe. The Prince of Peace. Il principe della pace. We read in Isaiah 9 verse 6. Noi leggiamo in Isaia 9 versetto 6. For unto us a child is born. Perché per noi un figlio è nato. A son is given. Un figlio ci è stato dato. And the empire will be upon his shoulder. E l'impero riposa sulle sue spalle. Oh, hallelujah. Hallelujah. It says that he will be called Wonderful Counselor. Lui sarà chiamato consigliere meraviglioso. Mighty God. E Dio onnipotente. Everlasting Father. E Padre eterno. And the Prince of Peace. E principe della pace. This is a prophecy that was made hundreds of years before Jesus came to the earth. Questa profezia è stata data centinaia di anni prima che Gesù venisse su questa terra. God was telling his people. Dio stava dicendo al suo popolo. Don't worry. Non vi preoccupate. I've got everything in hand. Io c'ho tutto sotto controllo. I'm sending my only son. Io sto mandando il mio unico figlio. My only son. Unico figlio. For you. Per te. For you. Per te. Hallelujah. Hallelujah. He sent his son for you. Lui ha mandato suo figlio per te. Oh, friends, he is called the Prince of Peace. Lui si chiama il principe della pace. Now, the original Hebrew word for peace there is shalom. La parola originaria in ebraico è shalom. You're probably familiar with that term. Forse la conosci già questa parola. Jewish people today still use it as a greeting. Infatti, le persone ebraiche ancora oggigiorno la usano per salutarsi. And that word shalom, we just have the single word peace. Per questa parola shalom, noi traduciamo con una parola pace. But it means so much more. Però shalom significa molto di più di questo. Shalom, that peace. Shalom, questa pace. Means safety. Significa sicurezza. Being well. Significa stare bene. Friendly. Significa amichevole. Health. Significa salute. Prosperity. Significa prosperità. Oh, it's amazing. Alleluia. Completeness. E significa completezza, pienezza. Rest. Significa riposo. Harmony. Significa armonia. And peace. E poi significa pace. Don't you want this peace? Non la vuoi questa pace? This is the kind of peace the world needs. Questa è il tipo di pace che il mondo ha bisogno. This is the peace we all need. Questa è la pace di cui tutti hanno bisogno. This is the peace we received. Questa è la pace che noi riceviamo. When we became born again. Quando noi nasciamo di nuovo. When we gave our lives to Jesus Christ many years ago. E questo è quello che noi personalmente abbiamo ricevuto quando abbiamo donato la nostra vita tantissimi anni fa. He gave us himself. E lui ci ha dato a noi se stesso. So Jesus is the Prince of Safety. Quindi Gesù è il principe della sicurezza. He's the Prince of Health. Quindi è il principe della salute. He's the Prince of Rest. Lui è il principe del riposo. That's why he could rest on the pillow in the storm. Perciò nella tempesta lui poteva riposare tranquillo. And that's why everyone who gets this new life. Perciò ogni persona che riceve questa nuova vita da lui can also rest on the pillow in the storm. Può anche riposare
nella tempesta su un cuscino.